Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Genshin Impact perché finalmente sono arrivate le nuove informazioni e i nuovi aggiornamenti in via ufficiale presentati proprio sul sito di Genshin Impact, quindi sul sito ufficiale di Genshin Impact, che ci permetteranno di dare un occhio più da vicino a tutte le nuove meccaniche che sono state introdotte all'interno della live che abbiamo visto qualche giorno fa e che ci accompagneranno a partire da giorno 23 di dicembre. Inutile dire che le novità saranno tante, che sarà veramente un aggiornamento bello sostanzioso. Non vedo l'ora di poterne parlare insieme a voi, anche perché andremo a tradurre praticamente tutto ciò che è stato detto all'interno del sito, in modo tale da poterne parlare insieme, poter discutere insieme di tutte queste nuove novità, e poi successivamente vi darò anche un mio pensiero finale che penso possa interessare coloro che stanno guardando questo video. Quindi tenetevi forte, siamo pronti per partire in questo nuovo viaggio e cominciamo a presentare la nuova patch di espansione 1.2 di Genshin Impact. Nella nuova versione 1.2 tutti gli avventurieri potranno finalmente interagire con la nuova area di gioco, la nuova area esplorabile interamente all'interno di questa nuova versione che si chiama Dragon Spine. Sarà possibile avventurarsi all'interno di questa regione che ovviamente presenterà delle nuove meccaniche e soprattutto dei nuovi features, quindi delle nuove aggiunte che permetteranno di dare anche un pizzico di sfida alla nostra esplorazione, sia in termini di combattimento sia in termini anche di esplorazione, aggiungendo all'interno della mappa diversi puzzles e ovviamente anche delle meccaniche che andremo ad analizzare più nel dettaglio. Una delle nuove meccaniche che viene inserita all'interno di questa nuova versione e all'interno di questa nuova regione è la Sub-Zero Climate. Sub-Zero Climate che coinvolgerà praticamente la meccanica del freddo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro personaggio all'interno della nuova zona di gioco avrà sopra la barra dei propri HP un'ulteriore barra, che non è ovviamente quella della stamina, ma quella del Sheer Cold che potrà essere accumulato all'interno ovviamente delle nuove zone presenti all'interno del gioco, che una volta riempita, quindi una volta che questa barra si sarà riempita, faranno iniziare a perdere HP al nostro personaggio. Quindi bisogna fare abbastanza attenzione perché, ovviamente la riduzione degli HP sarà abbastanza problematica se non riusciamo in un qualche modo a scaldarci, soprattutto se durante l'esplorazione della mappa dovessimo per sbaglio incombere in nemici che potrebbero effettivamente darci qualche problema. C'è anche da aggiungere che certe situazioni, o per meglio dire certi comportamenti dei nostri personaggi, potranno addirittura aumentare la velocità di ricarica per quanto riguarda il nostro congelamento. Quindi fate molta attenzione alla corsa, fate molta attenzione anche al nuotare o a effettuare tutte, diciamo, quelle azioni che possono effettivamente aumentare ancora di più il nostro freddo. Tra l'altro sono stati introdotti all'interno della mappa anche delle sorte di totem, così come potete vedere dall'immagine, che daranno praticamente dei bonus e degli effetti aggiuntivi ai nostri nemici. Quindi è consigliabile buttare giù o comunque distruggere effettivamente questi totem, prima che ovviamente non solo facciano del danno a noi, ma soprattutto potenzino troppo i nostri avversari. Ovviamente all'interno dell'espansione sono stati aggiunti anche dei nuovi meccanismi e dei nuovi oggetti che permetteranno al nostro esplorare una sorta di facilitazione. Infatti, come potete vedere qui dall'immagine, abbiamo presente un focolare che possiamo accendere con personaggi ovviamente di tipo Pyro, che ci permetteranno di riscaldarci e di far diminuire drasticamente il nostro accumulo di freddo.
Inoltre, un'altra cosa che è stata aggiunta all'interno di questa espansione è il fattore che i nostri compass, quindi le nostre, come dire, bussole, per quanto riguarda le regioni di Mondstadt e di Lyve, non saranno utilizzabili per trovare tesori all'interno di questa regione. Però ci è stato anche detto che comunque avremo la possibilità, magari in futuro, di poter ottenere un attrezzo simile o comunque un gadget simile per quanto riguarda l'area di Dragonspine. Ritornando a noi, focolari molto importanti che ci permetteranno di effettuare dei pit stop, chiamiamoli così, per permettere al nostro party di poter sopravvivere all'interno di queste lande ghiacciate. Sarà possibile anche cucinare ed affrontare missioni che permetteranno di sbloccare anche dei cibi speciali, che ci permetteranno anche di migliorare la nostra resistenza al freddo e permetterci di sopravvivere più a lungo all'interno di queste regioni. Uno degli esempi che ci viene fatto all'interno del gioco sarà il goulash, che sarà un piatto tipico che potremo preparare all'interno della nuova regione, che ci garantirà una resistenza per quanto riguarda al freddo per tot secondi, ovviamente per tutto quanto il nostro party. All'interno della regione di Dragonspine avremo a che fare con i Frostbearing Tree, che andranno a sostituire quelli che sono ovviamente le statue di Anemo e Geo che abbiamo incontrato nelle varie regioni di gioco. Una volta che questi alberi avranno raggiunto un determinato livello, grazie appunto agli Oculus, chiamiamoli così, che andremo ad offrire a questi alberi, permetteremo la loro crescita. Una volta che il loro livello sarà cresciuto e sarà arrivato a un tot, avremo la possibilità anche di sbloccare la ricetta della Warming Bottle, che ci permetterà comunque di restare al caldo per un bel periodo di tempo. Però di questo specificatamente ne parleremo un po' più avanti, quindi aspettiamo. Esplorando per la mappa potremo trovare anche delle soluzioni temporanee, così per dire, ovvero questi cristalli, i Scarlet Quartz. Scarlet Quartz che potranno essere trovati in giro randomicamente durante l'esplorazione della regione di Dragonspine e sono dei cristalli che praticamente contengono una sorta di capacità che ci permetterà appunto di restare al caldo, quindi di avere una temperatura costante e che non permetteranno l'accumulo del freddo, però ovviamente non sarà una diminuzione, sarà soltanto una resistenza temporanea, quindi non bloccheremo del tutto l'accumulo del freddo, ma lo rallenteremo per un periodo di tempo, che ovviamente è sempre una mano. Non è una soluzione definitiva, ma potrebbe essere una soluzione fino al raggiungimento magari di un focolare o la possibilità successivamente di poter utilizzare un oggetto per combattere il freddo. Come nelle altre regioni, troveremo degli accumuli di ghiaccio particolari che avranno degli effetti visivi abbastanza identificativi che distrutti ci permetteranno di poter trovare oggetti o meccanismi nascosti che ci permetteranno di poter trovare ovviamente forzieri e quindi tesori o addirittura meccanismi particolari per futuri dungeon. Ecco a voi i Frostbearing Tree. Frostbearing Tree che saranno la sostituzione dei totem di Anemoculus e Geoculus che abbiamo trovato nelle regioni precedenti. Essi potranno crescere di livello, così come crescevano di livello anche gli altri totem, solo che a differenza degli Anemoculus e Geoculus che dovevamo trovare in precedenza, esplorando la mappa ovviamente nella quale ci trovavamo, in questo caso dovremo trovare questi, ovvero i Crimson Agate, che sono praticamente le stesse gemme però convertite nella modalità Dragonspine. Potranno essere offerte a questi alberi, a questi Frostbearing Tree, e così facendo aumenteremo il livello dell'albero. Una volta aumentato il livello dell'albero avremo la possibilità di poter ottenere varie ricompense che ci permetteranno non solo di ottenere degli oggetti nuovi e che ci permetteranno comunque di essere più forti, ovviamente, ma addirittura avremo la possibilità di ottenere delle Aquaint Fate, delle Interwinded Fate, un paio di ali, quindi un glider che avremo a disposizione al massimo ovviamente del livello, ed altri gadget che verranno sbloccati tramite le nostre famosissime ricette. Quindi tanta bella robetta.
Questa è una scheda ufficiale di tutti i livelli dei nostri Frostbearing Tree, a partire dal livello 1, dove ovviamente avremo delle ricompense abbastanza basilari, fino al livello 12, dove avremo addirittura le ali, quindi il nuovo glider sbloccabile tramite il nostro avanzamento di livello. Molto interessanti le ricompense che si otterranno addirittura a livello 8, che sarà appunto un prototipo di arma che potrà essere craftata come lancia, ma soprattutto a livello 10, dove otterremo addirittura un nuovo catalyst, proprio nuovo di zecca. Senza contare che da livello 1 a 6 avremo la possibilità di ottenere anche delle gemme per pullare, a livello 4 molto importante l'ottenimento della Warming Bottle, e poi a livello 11 addirittura una Crown of Insight che ci permetterà di livellare i nostri talenti a un livello ben superiore. Le Warming Bottle sono una delle ricompense che ovviamente potremmo ottenere dal livellamento dei Frostbearing Tree, che potranno essere craftati con i seguenti materiali, ovvero i Flaming Flower, i semi dei fiori, quelli di fuoco che abbiamo trovato praticamente in giro per la mappa, e gli Star Silver, che saranno comunque probabilmente delle pietre che troveremo all'interno di questa nuova regione. Insieme formeranno le Warming Bottle. Le Warming Bottle avranno un funzionamento particolare, quindi avranno una loro capacità di funzionamento, ovvero avranno la possibilità di essere attivate e poi successivamente avere un cooldown di 120 secondi dopo l'utilizzo. Ovviamente utilizzare una bottiglia ci garantirà la possibilità di far scendere il nostro accumulo di freddo in maniera abbastanza rapida, come potete vedere dall'immagine, e ovviamente avremo anche una sorta di espansione attorno a noi, quindi un raggio d'azione che potremo sfruttare non solo per noi, ma anche per coloro che magari stanno giocando insieme a noi in questo stesso momento. Altra ricompensa che si potrà ottenere all'interno di questa nuova mappa è ovviamente la tessera, o per meglio dire la carta d'identità, così come la chiamo io, all'interno del gioco, che ci permetterà di personalizzare lo sfondo appunto del nostro nome, o comunque delle nostre informazioni presenti all'interno del gioco. Una volta che l'albero, ovvero il Frostbearing Tree, cresce e arriva a livello 9, avremo la possibilità di poter ottenere anche questo name card, quindi questo nostro nuovo formato per la nostra carta d'identità. Qua invece arriviamo ad un pezzo forte. Il pezzo forte, ovvero il nuovo Catalyst, quindi la nuova arma Catalyst che si chiama Frostbearer. Una volta raggiunto il livello 10 per quanto riguarda il nostro avanzamento e crescita del Frostbearer Tree, avremo la possibilità di ottenere quest'arma 4 stelle. Avremo anche il blueprint in regalo, fondamentalmente, perché questa sarà un'arma che potrà essere craftata all'interno dei nostri fabbri, quindi sarà una ricetta che potremo utilizzare per craftarne più copie e quindi aumentare il livello di refine. Andiamo a leggere qual è l'effetto di questo nuovo catalyst. Frost Burial. Hitting an enemy with normal and charged attacks has a 60% chance of forming and dropping an Everfrost icicle above them, dealing 80% AOE attack damage. Enemies affected by Cryo are dealt 200% attack damage, can only occur once every 10 seconds. Quindi abbiamo la possibilità, tramite gli attacchi normali e gli attacchi caricati, di infliggere per il 60% un Everfrost icicle above them, quindi una sorta di effetto speciale sopra di loro. Questo effetto speciale effettua danni pari all'80% del nostro attacco, quindi attack damage, quindi l'80% del nostro attacco verrà convertito in danno da questo oggetto, quindi molto molto interessante. Inoltre i personaggi, o comunque gli avversari che sono affetti dallo status Cryo, avranno un ulteriore danno del 200%, e questo effetto può essere ripetuto una volta ogni 10 secondi. Quindi ovviamente un'arma che sicuramente sarà equipaggiata a un Catalyst Cryo,
qualora ovviamente lo riuscirei a possedere, dato che il mio unico personaggio Kryo in questo momento è Keia, quindi veramente veramente scarso, oserei dire. Però sarà molto interessante da poter equipaggiare appunto a un Catalyst Kryo, proprio perché buildarlo praticamente in attacco, quindi farlo completamente full DPS in una maniera pazzesca. Potrebbe effettivamente portarmi ottimi risultati. Vi ricordo tra l'altro che il danno elementale, danno fisico e danno procurato da attacco sono cose completamente diverse. Quindi non basate questi, diciamo, questi termini tramite elemental damage, eccetera, eccetera, perché sono comunque delle statistiche ben diverse, ben differenti, che hanno delle caratteristiche particolari. Probabilmente farò un video del genere, ma essendo abbastanza corposo, essendo abbastanza particolare, voglio un attimo schematizzare bene e voglio comunque scriverlo bene per evitare incomprensioni o problemi nella comprensione di quello che potrò andarvi a dire. Ricompensa finale, ovvero al raggiungimento del livello 12 del livello del nostro Frostbearing Tree, avremo le ali of Concealing Snow, che praticamente saranno delle ali stilizzate, tutto in tema ovviamente della nuova area Dragonspine, che potranno essere utilizzate dai nostri personaggi. Altra novità presente all'interno della nuova zona di gioco, le Crimson Wish. Nel momento in cui il nostro Frostbearing Tree ha raggiunto il livello 8, avremo la possibilità di poter sbloccare delle missioni speciali che vengono chiamate come Crimson Wish. 5 di questi Crimson Wish avranno la possibilità di essere praticamente sbloccati e potranno essere eseguiti, quindi potranno avere la validità ogni lunedì e ogni giovedì. E una volta completati questi Crimson Wish avremo la possibilità di poter ottenere dei Crimson Agate. L'ammontare comunque in generale delle Crimson Agate è limitato all'interno di tutta la mappa di gioco, quindi non potremo in un qualche modo farmare tecnicamente questi Crimson Agate, quindi diciamo che vengono offerti e vengono resi disponibili per accelerare il nostro percorso per maxare in questo caso il livello del Frostbearing Tree. Una volta ovviamente però completata la quest, avremo la possibilità anche di poterla ripetere, senza ottenere ovviamente le stesse ricompense. E poi c'è da dire che una volta raggiunto il livello massimo del nostro Frostbearing Tree, queste missioni del Crimson Wish svaniranno e quindi non saranno più disponibili all'interno del nostro gioco. Infatti, come potete vedere, c'è scritto Refreshes every Monday and Friday. E quindi avere la possibilità comunque di poterle sfruttare per ottenere comunque un boost per quanto riguarda il nostro avanzamento di livello. Presentazione del nuovo dungeon, quindi abbiamo finalmente la possibilità di poter esplorare ed affrontare il nuovo dungeon che si chiama Peak o Vindagnir, che sono questi nomi un po' particolari. Dopo aver completato una quest in particolare che si chiama In the Mountains, avremo la possibilità di poter sbloccare questo nuovo dungeon che si trova praticamente nella sommità del monte di Dragonspine. Conosciuto appunto con il nome di Peak o Vindagnir, avremo la possibilità di affrontare il dungeon e ricevere tramite questo dungeon i nuovi pezzi, quindi nuovi artefatti che abbiamo visto praticamente all'interno della live di Genshin Impact, dove hanno presentato appunto le nuove meccaniche e le nuove feature di gioco che ci permetteranno appunto di potenziare i nostri personaggi Hydro, quindi i nostri personaggi di tipo acqua e i nostri personaggi di tipo ghiaccio. Tra l'altro, una cosa in particolare di questo dungeon sarà quella di affrontare la lotta, quindi la lotta all'interno del dungeon con delle condizioni particolari.
Ebbene sì, perché all'interno di questo dungeon avremo come malus l'accumulo costante di freddo, quindi di sheer cold, che però ovviamente potrà essere mitigato e potrà essere anche combattuto da questo punto di vista tramite delle piattaforme praticamente che saranno presenti all'interno di questo dungeon che ci permetteranno di poterci riscaldare. Però dobbiamo stare attenti perché altre piattaforme che saranno presenti all'interno del dungeon invece avranno un effetto di sub-zero, quindi ci permetteranno di aumentare più in fretta il nostro status di congelamento. Queste sono, tra l'altro, saranno pedane che si scambieranno tra di loro, quindi dobbiamo fare veramente molta attenzione per quanto riguarda l'interazione con queste pedane, perché potremmo effettivamente rischiare di crepare a causa del freddo accumulato. Detto ciò, però, non è un problema, perché se abbiamo i personaggi talmente forti da poter shottare i dungeon, non dovremo avere grossi problemi. Passiamo invece adesso al nuovo evento che sarà presente insieme al rilascio della nuova patch. Quindi non solo una nuova regione da esplorare, ma anche un nuovo evento in contemporanea. Il nuovo evento The Chalk Prince and the Dragon, che sarà possibile affrontare all'interno di questa sezione di gioco. Tutti ovviamente i giocatori, prima di poter affrontare questo evento e ottenere anche come ricompensa la Festering Desire, che sarà la nuova spada che vedremo tra poco, avremo la possibilità, cioè dovremo anzi completare determinate quest in maniera specifica per successivamente sbloccare l'evento. E una volta che avremo sbloccato l'evento e che quindi avremo in un qualche modo avuto la possibilità di partecipare ad esso, avremo come ricompensa la Festering Desire. Festering Desire, che è un'arma 4 stelle, una spada 4 stelle, che ci verrà, ripeto, data in regalo una volta completati tutti gli eventi di questo nuovo evento. E tra l'altro, tramite questo evento avremo la possibilità anche di potenziare la nostra spada, quindi molto importante riuscire a fare l'evento nella sua massima forma e nel suo massimo splendore, proprio per potenziare al massimo questo tipo di arma. Tra l'altro, come potete vedere, ci sono delle caratteristiche che vengono potenziate dell'arma una volta, vedete, 3 su 3 sbloccati praticamente tutti gli eventi, tutti gli obiettivi, eccetera eccetera. Quindi il personaggio che equipaggia questa spada durante l'evento farà un 60% di danni in più agli avversari della regione di Dragonspine. Quindi già, diciamo, durante l'evento faremo fare 60% di danni in più, è tanta roba. Inoltre, il personaggio che equipaggia quest'arma accumulerà lo Sheer Cold, quindi accumulerà il congelamento più lentamente, e altrettanto guadagnerà il 35% di extra crit rate contro avversari della Dragonspine Region. Quindi avremo un bel potenziamento per quanto riguarda quest'arma all'interno della zona, della nuova zona di gioco. Mi sembra abbastanza comprensibile, non è un'arma particolarmente OP, bisognerà vedere effettivamente quali saranno magari gli status attribuiti in maniera passiva, quindi in substats teoricamente, e vedere anche quali sono i valori in generale, giusto per farsi due calcoli e vedere effettivamente quello che è presente all'interno di quest'arma. Una volta sbloccata la regione della Dragonspine Area, potremo partecipare in maniera gratuita, tra virgolette, all'interno di questo evento, perché non si consumerà resina. Quindi potremo partecipare all'evento in una maniera che ovviamente ci verrà spiegata successivamente in gioco, ma non dovremo utilizzare resina. Questa è una cosa fenomenale, fantastica, anche perché tutte le ricompense che potremo ricevere all'interno dell'evento si otterranno tramite uno shop speciale dell'evento che potremo sfruttare per ottenere diversi premi, quindi diversi oggetti. Come potete vedere, abbiamo materiali per le ascensioni delle armi, libri per aumentare l'esperienza dei nostri personaggi e poi essenze
che ci permetteranno di aumentare i talenti. Quindi veramente tanta bella robetta che non vedo l'ora di farmare come un castoro preso a degli spasmi isterici, che non so neanche se esiste, ma va bene così. E detto questo, è il finale, quindi questo è tutto ciò che è stato tralasciato, è stato detto praticamente all'interno del sito ufficiale di Genshin Impact, che vi metterò ovviamente sotto nella descrizione, qualora vogliate ovviamente dare un occhio voi stessi, magari in contemporanea con la traduzione e le slide che vi ho fatto vedere in questo momento. Detto questo, io vi ringrazio al solito per la visualizzazione, vi ringrazio al solito anche per i feedback che mi vengono lasciati tramite mi piace e anche tramite qualche commento. Spero di vedervi ovviamente in live sempre sui miei canali Twitch o YouTube, anche se ultimamente sono molto più attivo su Twitch che su YouTube per quanto riguarda il contenuto live, quindi vi lascerò, o anzi troverete già tutto in descrizione. Qualora vogliate passare e ovviamente farmare anche insieme a me, perché no, sapete dove trovarmi. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video vi possa essere stato utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima!